Ho il piacere di presentare un ospite che è con noi, collegato via Skype, lo vedo già pronto. Saluto e ringrazio Alessandro Radicchi, che è fondatore dell'associazione Binario 95, direttore dell'Osservatorio Nazionale Solidarietà per le Stazioni. Allora, grazie Radicchi di essere grazie con noi. Partiamo dalla cosa, credo, forse più recente. L'associazione in questi giorni ha lanciato una campagna "Vorrei restare a casa", perché purtroppo sappiamo che sono in tanti a non averla, una casa. Sì, infatti ecco qui, questo è l'hashtag "Vorrei restare a casa", e noi l'abbiamo lanciato perché abbiamo sentito appunto l'hashtag "Io resto a casa", che appunto è stato lanciato dal governo, ripreso anche da tutti i vari personaggi dello spettacolo, e ci siamo subito posti una domanda riguardo alle persone che ne assistiamo ogni giorno, ossia io, la persona senza dimora vuole stare a casa, si vuole isolare, ma qual è la casa? Quindi in realtà una casa non ha. E quindi diciamo abbiamo voluto sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema, abbiamo voluto portare l'attenzione in questo momento difficile su chi in questo momento sta vivendo una difficoltà ancora maggiore. Ieri sera io giravo per le strade perché ero a Binario 95, faccio un giro tra i servizi, sebbene devo dire anche noi facciamo tutto, noi siamo una cooperativa sociale, abbiamo operatori, professionisti, educatori, psicologi, assistenti sociali, persone che ogni giorno, ogni sera, noi siamo aperti 24 ore al giorno, davvero mettono a rischio anche la propria vita e la vita anche delle proprie famiglie. Quindi questo dobbiamo ricordarcelo, così come fanno ovviamente i medici, così come fanno tante altre persone che sono in prima linea per andare incontro a chi in questo momento ha bisogno di aiuto. Nella città sola, nella città vuota e silenziosa, io vi assicuro, ieri si sentiva l'urlo della povertà, perché c'erano persone che giravano in strada da una parte all'altra della città, ed erano solo loro, persone senza dimora, che giravano perché? Anche perché oggi, in questo momento, sono bloccate a Roma le accoglienze, a Roma come in altre città, le accoglienze sia nel circuito per migranti, sia nel circuito per senza dimora, quindi chi è dentro e chi è fuori, e quindi chi è fuori non sa dove andare. Ecco, poi dopo, però, Alessandro, proprio per questo ci sono dei servizi, naturalmente, e voi fornite anche una mappatura di questi servizi a disposizione delle persone senza fissa dimora a Roma durante l'emergenza Covid-19. Esatto, anche qui vi ho preparato il mio cartellino binario95.it, ecco qui se lo vedete. Allora, sul nostro sito, noi con un lavoro, devo dire, anche di squadra con tante associazioni di volontariato, altre cooperative, stiamo cercando di raccogliere le informazioni su quelli che sono i servizi aperti in questo momento per le persone emarginate e senza dimora nella città di Roma. Ci sono anche le distribuzioni in strada, ovviamente di meno, perché i volontari laddove possono devono stare a casa, quindi solo quelli essenziali, però stiamo cercando di dare un'indicazione. Questo è un momento in cui chi è solo è ancora più solo, e chiaramente c'è un altro tema. Ieri, anche col decreto di ieri, con tutti i servizi chiusi, laddove per queste persone la città era una casa e una risorsa, oggi loro, le persone senza dimora, hanno anche perso quelle risorse. Non c'è più chi gli dà un ospizio per poter prendere un caffè, non c'è più il supermercato o il bar che gli offre un panino per mangiare, non possono fare la loro attività, e ancora di più la cosa più drammatica è che non possono avere le relazioni che fanno parte della vita di ogni giorno. Io dico sempre, almeno fino adesso, a Roma non si muore di fame, ma si può morire di solitudine. Grazie. Questo è almeno per ora. Grazie, grazie davvero ad Alessandro Radicchi per questa testimonianza, per quello che fate. Ricordo che c'è anche un health center, sportello di orientamento sociale durante questa emergenza, Binario 95. Grazie davvero e buon lavoro. Alla prossima. Grazie a voi. Grazie, a presto.